Questa è la 30ª stagione del Media Club, è nato nel 1984, è forse il più longevo club rock italiano, nello stesso posto, con lo stesso nome, con lo stesso nucleo, diciamo, di gestione, anche se ovviamente in 30 anni si sono susseguite varie generazioni di persone. Tra l'altro quest'anno facciamo la Pasqua Rock, facciamo il trentennale con tutti i vecchi DJ storici del locale, ci saranno proprio anche i DJ che suonavano agli inizi nell'84, nell'85, sarà una serata con All Star. Radiohead, Foo Fighters, Le Hall, Jeff Buckley, Ben Harper, Ligabue, Elisa, poi posso andare avanti per più di 1000 nomi. I Red Bull Studio Station è un'ottima occasione per festeggiare i 30 anni. Esattamente, ringrazio veramente Red Bull, ha capito la filosofia giusta del club e ci ha dato un format che aveva un senso per questo locale. La giornata con i Velvet è andata benissimo, è stato veramente fighissimo provare con loro, ci siamo divertiti un sacco, sono davvero professionali e quindi ci hanno aiutato tantissimo ed è stato veramente bello. Facciamo tutti parte dello staff Vidia, lavoriamo qui ognuno da diversi anni, io ad esempio lavoro qui da 5 anni, sono partita come PR e poi sono entrata a far parte dello staff e quest'anno ho cominciato a dirigere la pista hip hop reggae e da pochi giorni, una settimana, sono entrata in gestione qui al Vidia, quindi sono davvero carica, sono felice e insomma è casa mia, è la mia seconda casa e quindi spero che questa serata vada davvero bene anche per questo. E questa band formata dallo staff come la vedete? Ce la fate? Sì, cioè siamo prima tutti amici, stasera basta ancora un sacco di te. Siamo carichi, ci carichiamo a vicenda, ci gasiamo, quindi... Poi c'è la rugby, ci carica lei. Sì, faremo le canzoni a 2PR perché se ne avremo altre due salgo sulla batteria e alla fine tipo il risultato 5-8 da paura, parte la twerkata. E siamo stati invitati qua per fare una prova, cioè il Vidia, locale che noi per primi amiamo perché dentro al camerino abbiamo trovato delle nostre firme che risalivano una volta, la prima volta che abbiamo suonato qui era il 2001, la seconda volta era il 2005, poi ci siamo tornati ancora, quindi a rivederle ci ha tornato indietro un sacco di anni di carriera. Ha una crew di ragazzi che in una maniera o nell'altra lavorano o frequentano questo posto. Allora noi siamo stati invitati a suonare con loro, ad insegnare, ma anche se la parola non mi piace tanto, una canzone dei Paramore, perché al Vidia i Paramore vanno sempre forte, no? E quindi prima di tutto ci siamo dovuti preparare noi, poi siamo venuti qua, abbiamo passato tutto il pomeriggio a cercare di mettere in piedi questa band meravigliosa. Quindi è importante che voi siete qua perché per loro questo è una sorta di esordio? Sì. Per te è un esordio? Qui al Vidia sì. Come al Vidia sì? Stai sempre al Vidia? Sì, però non ci ho mai cantato volta, in 5 anni che lavoro qui. Ok, la prima volta, per cui ci siamo messi là, abbiamo fatto le prove, abbiamo cercato di tirare su qualcosa che speravamo fosse dignitosa, invece secondo me è venuta molto più che dignitosa, perché i ragazzi si sono impegnati tantissimo per far sì che la canzone avesse un senso. Quindi, nuovamente, vi presento la band del Vidia. Siete pronti ragazzi? Avete accordato? Perché sennò ci fate fare brutta figura. La band della crew del Vidia che si esibirà in una canzone dei Paramore che si chiama Brick by Boring Brick, quindi l'applauso deve essere fortissimo. Ba 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 ba
e poi dopo 5 anni di duro lavoro dentro a questo locale che è la mia seconda casa, è tutto per me poter cantare finalmente sopra al palco del Vidia, è stata un'emozione unica. E adesso wow, siamo diventati amici oggi pomeriggio, speravamo, esatto, perché dovevamo un po' tenere con le briglie, no? Sai quella classica cosa che è tutto entusiasmo, quindi appena ti giravi suonavano con gli strumenti, ognuno cosa diversa, no? Però a parte quello devo dire che siete stati bravi. Grazie. Siete stati bravi, ti sono messi lì in poche ore, abbiamo messo a posto tutto, anche perché non ce l'avevano detto, ma se l'erano preparata a casa, ovviamente. Io ero avvantaggiata perché sono una fan dei Paramore, quindi... L'hai scelta tu, hai visto? Ma io in realtà dicevano tutti scegliete la canzone, non lo so, e io ho proposto ma se facessimo una dei Paramore, allora dopo varie proposte, cose così, ok, facciamo i Paramore. Okay. Quindi possiamo rivelare che ci volevi tu per farci suonare una canzone dei Paramore, che invece è l'ultima cosa che noi come band avremmo pensato di poter fare. No, ragazzi, che io l'ho conosciuto in questo momento, pensavo nemmeno lo conoscevo. Cioè, voi cosa avreste scelto? Noi? Nirvana. Vabbè, ci sta. Nirvana e Blur di Oasis, che ne so, una di quelle. Allora scusate, rifacciamo. Rifacciamo tutto. Esatto, alla prossima.